Sono Vittoria Esposito, sono docente di discipline giuridiche ed economiche in una scuola di Bassano del Grappa. Cosa mi ha portato a scegliere questa formazione? La voglia di prendermi cura di me stessa. L'essere parte di questo gruppo di formazione mi ha aiutato perché ho trovato delle persone con cui condividere dei valori e condividere finalmente un percorso di vita che sia orientata eticamente a quello che mi mancava. I punti di forza di questo programma sono innanzitutto creare una comunità. Penso che questo sia l'elemento più bello con cui confrontarsi, con cui sperimentare la pratica di quei valori, quindi rendere veramente agita questa comunicazione non violenta. Mi è piaciuto di più la naturalezza con cui diventano tuoi questi percorsi, interiorizzi una pratica che non è una pratica, ma che diventa un habitus mentale con cui sei in grado di accettare le sfide della vita. Il conflitto mi diventa una sfida. È cambiato questo quando frequento questo corso. Non ho più paura del conflitto. Il conflitto superato per me è un arricchimento. E forse mi è capitato di capire che io vado incontro al conflitto con un abito mentale che è completamente diverso. Io consiglio questa formazione perché un tipo di società, qual è oggi, che è dominata dall'odio, dalla violenza, che vedo, che in realtà che insomma, verifico ogni giorno sui giornali, sui media, mi rendo conto che tutti noi avremo bisogno di questo approccio alla vita che sia proprio di non violenza. E vorrei tanto che questo programma potesse entrare nelle scuole, potesse entrare come percorso naturale. Sogno una scuola in cui ci possa essere una lezione di comunicazione non violenta, perché penso che cittadini, i nostri ragazzi, per diventare cittadini consapevoli, devono innanzitutto agire una sicurezza emotiva, un riconoscimento delle proprie emozioni e abituarsi a un conflitto che non sia violenza.